Campionato finalmente al via per il Pescara che dopo un mese e mezzo di lavoro debutta in B questo pomeriggio alle ore 18 contro la Salernitana. Rientrata l'emergenza in difesa che si stava profilando a inizio settimana con Campagnolo e Bettella ristabiliti e pronti a essere titolari in vista la squalifica di Scognamiglio. Da valutare le condizioni di Campagnaro che non ha giocato le due gare di Coppa e la cui preparazione pre-campionato è stata gestita per renderlo disponibile per questa giornata. Soprattutto è da capire se il Toro di Moron avrà i 90 minuti nelle gambe. Per qualsiasi evenienza è pronto Matteo Ciofani, che nel corso della preparazione è stato sempre provato da Luciano Zauri come centrale, specie dopo l'addio di Perrotta. A centrocampo agiranno Busellato, Palmiero e Memusciai, anche se quest'ultimo non al massimo è in ballottaggio con il positivo Ventola. Partirà sicuramente dalla panchina l'ultimo arrivato Castanos. Pochi dubbi in avanti per Galano, Tuminello e Brunori. Se per il Pescara si aprono le porte per la 39esima partecipazione nel secondo campionato nazionale, il tecnico Luciano Zauri appartiene al folto drappello di debuttanti in cadetteria. Una grande opportunità dopo aver fatto parte dello staff tecnico di Oddo e aver centrato la vittoria del campionato primavera con il Delfino lo scorso anno. Quindi la promozione in prima squadra e il battesimo alla Recchi al cospetto di un veterano come Giampiero Ventura, che lo stesso Zauri ha definito un maestro. Ventura che d'altro canto dovrà rinunciare a Billon, Lombardi, Mantovani e Cerci che non sono stati convocati. Nel 3-5-2 troveranno spazio Jarosinski, Migliorini e Caro davanti a Mikai, interni di centrocampo Akpa Akpro, Di Tacchio e Firenze, esterni Chine e Cicerelli, in avanti Giannetti e Yallow. Ventura ha parlato così alla vigilia. Fare proclami non costa assolutamente niente, ma secondo me non pagano. Io credo che la gente verrà nel momento che tu farai calcio, lo farai sempre meglio, e poi se fai calcio farai anche qualche risultato, spero molti risultati, e attraverso calcio e risultato la gente ritornerà. La gente non è che a prescindere viene, no? E soprattutto dopo una cocente delusione. Quindi è evidente che sta a noi, su questo non c'è il minimo dubbio, sta a noi, ma lo dobbiamo fare. Lo dovremmo fare comunque a prescindere, anche se ci fossero 15.000 persone domani, quindi no, questo è un dato di fatto. Pescara lo conosco poco, nel senso che non abbiamo neanche tante immagini, se vuoi vedere. Perché... Sì, ma non c'è niente, ha giocato contro l'Empoli, che è una delle favorite, presumo che sia nelle prime tre, e ha fatto 1-1, sì, e ha fatto 1-1, quindi vuol dire ha pareggiato a Empoli, poi ha perso nei supplementari, 2-1. È una squadra che fuori casa è più facile incontrarla a Pescara perché si sbilancia un po' di più, è una squadra che sa quello che deve fare, ha preso un allenatore che viene dalla primavera, che lo hanno preso perché c'ha un'organizzazione, quindi sappiamo che andiamo incontro, se sbagliamo qualcosa paghiamo, ma sappiamo anche se facciamo bene le nostre cose possiamo tornare. La Salernitana la partita la farà sempre, in casa e fuori, sempre. Quando non la farai perché gli altri non te lo permetteranno. Precedenti in equilibrio tra Pescara e Salernitana, per i biancazzurri 11 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte, alla Recchi 5 le vittorie del Pescara, a fronte di 3 pareggi e 8 sconfitte. Lo scorso anno Amplein del Delfino, vincente a Salerno, 4-2 con la tripletta di Mancuso e 2-0 all'Adriatico, partita che costò l'accesso ai play-out ai campani. Occhio ai precedenti con Rapuano, entrambe le squadre non hanno mai perso con l'arbitro riminese, impressionante lo score granata, ben 7 vittorie e un pareggio. Per il Pescara 2 vittorie e 2 pareggi, in particolare lo scorso anno Crotone-Pescara 0-2 e Pescara-Perugia 1-1.